Ale, dopo tanto tempo sono ritornato per questo walkthrough di Super Mario Galaxy 2. Partiamo subito dal mondo 3 e partiamo dalla galassia del Mulino. In questa galassia sfrutteremo molto il nuovo power up della nuvoletta, Mario Nuvola. È molto divertente, è carino questo livello. E sono mancato, è da tanto che non carico parti di questo walkthrough perché ho iniziato il gameplay di Super Mario Kart Wii. E ora guarderete un bel segreto. Un app sotto il culo di questo dinosauro di erba, fatto di erba. Beh, stavo dicendo che è da tanto che non carico delle parti perché ho iniziato questo gameplay di Mario Kart Wii, come sapete, chi mi segue lo sa. Quindi, però, se vi siete spaventati perché credevate che interrompessi questo walkthrough, vi sbagliavate. Abbiamo preso il fungo energia e adesso vedrete che sfruttiamo appieno proprio questo nuovo potere. Senza di esso non possiamo fare proprio niente. Ci sono un po' di bonus in quest'area, come vedete. Ci sono molti fiori nuvola che assomigliano alla nuvoletta di Mario Kart. Solo che la nuvoletta di Mario Kart è molto più stronza. Ecco un bonus. Monete. Il bello è che grazie a questo nuovo potere si è molto più leggeri, oltre che creare nuvole, quindi si salta molto più in alto, più lungo e più alto. Qui c'è uno di questi cosi che non sanno parlare, infatti lasciamo perdere. Qui c'è un mulino che soffia del vento e trasporta la nuvola. Tanto noi siamo leggerissimi, quindi si trasporta senza problemi. Qui c'è un Goomba handicappato, tutto verde nano. Non so perché li hanno fatti, perché sono addirittura più debole dei Goomba normali. Qui siamo sopra dei tamburi che ci sparano in alto grazie alla nostra leggerezza. Fanno rimbalzare molto. Qui c'è un altro bonus. Dopo il tamburo naturalmente ci deve essere un altro strumento musicale, che è un piatto. Infatti dal rumore lo sentite e con lo schiantaterra sentivano dell'astro schegge. Stella lancio! Astro schegge! Sono contento di aver ripreso questo walkthrough perché sta andando bene. Sta avendo abbastanza successo. E qui c'è uno dei soliti savillotti, ghiotti, che ci vogliono rubare le monete. Noi gliele diamo, ne abbiamo 33 al pelo. Gliele diamo e ci farà il solito pianeta dove si trova la stella nascosta che prenderemo. Chissà un coso così come cacchio fa a trasformarsi in un pianeta di quelle dimensioni. Ma nel mondo di Mario tutto è possibile. Sì. E ora c'è una cosa nuova di questo gioco rispetto a Super Mario Galaxy 1, che ora vedrete. Il liquido viola che ti risucchia e ti ammazza c'era anche nel Super Mario Galaxy 1, se non sbaglio. E però adesso vedrete, bisogna prendere le stelle argento. Ecco, arrivano degli Shadow Mario che assomigliano a quelli del vecchio Super Mario Sunshine per GameCube. È quello dell'immagine iniziale di questa parte. E più prendiamo monete stelle argento, più ne arrivano altri. Loro fanno tutto ciò che fai tu. Cioè tu salti e loro saltano. Cioè fanno tutti i tuoi movimenti. Sembra una cavolata, ma a volte ti fregano. Perché più sono, più poi ti intralciano, perché a volte devi tornare indietro e ci vai a sbattere, quindi non è. Sembra facile, ma non bisogna sottovalutarli, secondo me. Quindi in tutto alla fine sono 5. Ecco, ne arriva un altro. Poi sono
sempre più veloci se non sbaglio. E alla quinta basta, muoiono tutti, lasciando astroschegge qua e là, facendo un verso strano, come avete sentito. Qui ci sono le astroschegge e siamo riusciti a superare questo livello. E stiamo andando a prendere, vado a prendere la stella. I Goomba, che sono immersi nel liquido viola, non muoiono, come vedete che sbuca la testa di quel Goomba in fondo. Non so, per sicurezza ho preso un'altra nuvola, proprio per sicurezza, perché morire quando ho la stella davanti è sarebbe penoso, sarebbe un epic fail epico. Ed ecco la stella, ci siamo. Hai ottenuto una super stella. Che bello. Ecco, grazie a questo adesso sbloccheremo un sacco di galassie nuove e una sorpresa. 18. Ora vedrete. Quante galassie? No, è una sola. Allora mi sono sbagliato. Vabbè, adesso guardate. Bocca da sfamare. Ecco, dopo scoprirete cosa c'è in quel tubo. Ciao!